buongiorno. Volevo comunque, come avete detto anche adesso, la lettura è importante, visto anche le generazioni d'oggi che tendono più a trascurarla. E arrivati alla fine di questo incontro, per esempio, a mio parere, tutto quello che avete detto ha portato comunque a invogliarmi anche a provare a leggere libri che avete scritto. E se questo processo fosse fatto al contrario, cioè l'incontro dell'autore con il lettore fosse fatto al contrario, ovvero dopo aver letto il libro, portasse comunque ad invogliare di più noi anche giovani a leggere. Cioè vedere il libro farsi corpo, come dire, aiuta. Ci dovrebbe forse essere una maggiore frequentazione degli autori prima ancora di leggerli, perché vedere, come dire, avere l'incontro con un autore stimola, non provo a tradurlo, almeno ho capito chiaramente, stimola il desiderio poi di leggere ciò che hanno scritto, come se, insomma, come dire, se la scrittura si fa corpo diventa più, non so, credo di avere interpretato. Se ho capito bene, allora a me capita di portare a scuola, raccontavo prima a Maura giusto, mi capita di portare a scuola alcuni scrittori a parlare con i ragazzi, una bella esperienza, perché certamente se la persona vale nella relazione, da prestare a questo tipo di relazione, chiaramente è una bellissima esperienza. Devo dire che poi per me, che non avevo scritto prima, è stato molto bello conoscere soprattutto i lettori che avevano già letto il libro e sentire che questa cosa che avevo fatto aveva una vita propria, diceva qualcosa a loro, quindi quel confronto è stato bellissimo. In generale però mi chiedo se valga sempre, se sia sempre fortunato questo incontro, perché mi viene il sospetto che ci siano alcuni scrittori antipaticissimi che scrivono cose bellissime e alcuni scrittori invece molto simpatici che poi nella lettura cadono. Per cui ho a volte un po' il sospetto che l'incontro sia il sostituto della lettura, cioè che molte persone che partecipano agli eventi poi in realtà hanno voglia di conoscere lo scrittore e non hanno tanta voglia di leggere il libro, però non lo so. No, io sono molto d'accordo con Maura. Il rapporto è tra il lettore e il testo, poi forse è più interessante per l'autore parlare con i propri lettori, perché a me è capitato di rileggermi attraverso gli occhi, per esempio, di alcune recensioni, quindi di alcune letture, di vedere in quello che scrivevo dei contenuti per me insospettati, cioè di cui non ero pienamente consapevole. E questo per uno scrittore è interessante, il contrario non lo so, perché come diceva Elena, molti scrittori non sono per niente comunicativi, e allora questo a volte è un po' forzata, questo fatto che lo scrittore debba, per ragioni puramente commerciali, diventare per forza un personaggio, perché così lo si vende di più, e se una scrittrice è avvenente è più vendibile, se è giovane, questo vale soprattutto per le donne devo dire, se è giovane è bella e si può creare un personaggio intorno a lei, l'editore ci investe parecchio, questo però è alieno è abbastanza estraneo a tutto ciò che ha fatto letterario, insomma, della scrittura e della lettura. Io penso che bisogna che gli autori e gli artisti in genere non debbano essere conosciuti dai fruitori delle opere. Allora, io ho moltissimi amici scrittori, leggo i loro libri
ma se dovessi sentirli o frequentarli, io non li leggerei più. Spesso li leggo a dispetto di come sono, cioè ci sono degli scrittori veramente insopportabili, per me naturalmente, di cui però riconosco la bravura e quindi io li leggo separando la persona dallo scrittore, perché riesco a fare questa operazione, sono fortunata, ma io credo che si debbano leggere le opere senza conoscere gli scrittori, ma la stessa cosa per la pittura, per tutto, cioè le opere vanno lette, conosciute da sole, poi dopo può avvenire l'incontro, dopo, e quindi arricchire oppure creare domande, no? Ma come? Scrivi in modo divino ed un meschino così? Per esempio, no? Gadda, no? Gadda, no, non voglio dire che Gadda era un meschino. Gadda è uno scrittore meraviglioso, no? Però se lo incontravate vi parlava perché 5 lire aveva aumentato la cameriera, cioè era un lagnoso, no? Si lagnava di tutto e invece poi dopo proprio questa sua ossessione ha creato questi capolavori. E quindi se qualcuno l'avesse conosciuto da vicino, Gadda avrebbe detto: oh, poveretto, un lamentoso terribile. Quindi separazione tra l'opera e l'autore, perché non è l'autore che scrive, è il demone dentro l'autore che sostituisce l'autore, che si impossessa del corpo e dell'anima di quella persona che in quel momento batte sui tasti. Quindi quando voi conoscete, non conoscete chi ha scritto quel romanzo meraviglioso, voi quando conoscete l'autore conoscete una povera persona con tutti i suoi acciacchi e romantismi. C'era Zanzotto, per esempio, un grande poeta. Una sera sono stata a cena con lui, per tutta la sera mi ha parlato della sciatica, della prostata, sembrava un vecchiettino proprio di quelli, hai capito? Ecco, vabbè, comunque ci siamo capiti. Per pochi minuti ancora, abbiamo quasi terminato, ora questo brusio è fastidiosissimo, è un po' irrispettoso. Allora adesso vi lasciamo andare tra pochissimi minuti. C'è qualcuno che ha l'autobus proprio che deve correre velocemente? Allora, diamo 2 secondi per uscire.